Ciao a tutti, eccomi qua. Una bella coppia di finali monofonici. Intanto mi presento, come sempre, Davide di Audio Costruzioni. Come dicevo, una bella coppia di finali monofonici Melody, pure Black 50. E, la ditta Melody è praticamente di progettazione australiana e costruzione cinese. Hanno fatto un po' come Advanced Acoustic e tante altre ditte che stanno lavorando in questa maniera. Sono una coppia di finaloni belli massicci, più o meno 20 kg cada uno, che montano due valvole KT88 e due valvole Drive 6SN7. Sono diciamo costruiti senza compromessi al massimo livello, perché vado a leggere quello che dice la scheda. Parliamo di condensatori Mundorf, di condensatori Solen, resistenze Mundorf, zoccoli in ceramica che dopo vi vado a far vedere, connettori per i diffusori VBT e pin RCA CMC. Insomma, diciamo tutto di fascia molto alta. Vedete, hanno le sue coperture. Adesso vi vado a scoprire. Hanno un bel telaio in alluminio e acciaio e hanno dietro la doppia entrata sia XLR che RCA, quindi possiamo regolare da qua a fianco le due entrate, e montano valvole, come dicevo prima, 6SN7 e KT88, addirittura marchiate Melody. Loro scrivono Melody Australia. Io non so che provenienza hanno queste valvole, però sono valvole di buona qualità. Veniamo un po' al suono e alle prestazioni. Come tutti gli ampi con le KT88, ci troviamo davanti a amplificazione poderosa, suono molto molto sostanzioso e gran corrente, quindi assolutamente a uno gli deve piacere il suono valvolare, perché la KT88 è molto rotonda, molto piena, e anche diciamo adatte a diffusori anche difficili. Sono 50 watt cada uno, ma con tanta tanta corrente. Sono importati in Italia ad oggi nel 2013 da Pace Tech di Pescara e vengono venduti attorno ai 3.800-3.900 euro la coppia. Sono bei finali, ecco, si possono tranquillamente paragonare ai finali della Macintosh, per dire gli MC75 sono su quella falsa riga lì, naturalmente non hanno il blasone e per fortuna neanche il costo dei Macintosh. A me sono tanto tanto piaciuti, era tanto tempo che volevo provare i Melody, perché ne avevano tutti parlato molto bene, anche sui siti, soprattutto quelli cinesi, sono, come posso dire, blasonati e raccomandati come migliori amplificatori valvolari di produzione cinese, ed è quelli qua. Io vedo che vanno molto bene. Ve li faccio vedere un po' da vicino. Ecco, come vi dicevo, i connettori per i diffusori sono VBT, guardate che bellini, e addirittura quelli RCA sono CMC e guardate, hanno la chiusura proprio in rame. Qua abbiamo le due entrate, l'XLR e l'RCA, abbiamo il tasto di
accensione e vi volevo far vedere i connettori, scusate, gli zoccoli in ceramica, veramente molto molto belli, di tutte e quattro le valvole per ogni finale. Bene, un saluto da Davide di Audio Costruzioni.